Il 2 luglio 2010 la quinta edizione del Capodanno dell'estate riminese, La Notte Rosa. Per la prima volta un'edizione fortemente legata ad un tema, la Dolce Vita, leggendario film di Fellini che da quest'anno celebra i 50 anni dalla prima proiezione. Altra novità, la partnership con un main sponsor Martini Rosato ed il giorno scelto per l'evento, non più sabato ma venerdì. È una notte rosa un po' diversa probabilmente da quella degli altri anni perché vogliamo offrire anche un contenuto culturale in più rispetto a quello concertistico e musicale. Noi oggi non abbiamo ancora potuto rendere noti i nomi degli artisti per motivi contrattuali e legali, lo faremo nelle prossime settimane. Possiamo dire comunque che il concerto dell'Alba sarà svolto da Nicola Piovani e il concerto di Misano da Samuele Bersani. Gli altri li comunicheremo le prossime settimane e comunque, ripeto, non solo concerti ma anche musica, mostre fotografiche, arte, cultura e tanto altro. Sì, io credo che sia una grande scommessa, perché abbiniamo la Notte Rosa non più al sabato, un giorno che è tradizionalmente visitato dalle persone, ma lo anticipiamo al venerdì per scommettere insieme che la Notte Rosa è un marchio a sé, è un marchio che attira di per sé le persone. Ricordiamoci 1,5 milioni di presenze solamente nella notte del sabato in tutti gli altri anni nella Riviera Romagnola, e quindi noi scommettiamo che è diventato grande. È diventato adulto il marchio della Notte Rosa e lo possiamo spostare anche al venerdì sera. È una grande scommessa che noi comunque dobbiamo cercare di vincere insieme, quindi con tutte le categorie economiche, con gli albergatori, con tutti quelli che sono con i parchi, con l'APT, con l'Unione di Costa. Cioè, noi dobbiamo scommettere che questo è davvero il Capodanno italiano estivo. Grande novità di quest'anno, di questa quinta edizione, La Notte Rosa, lo sponsorship con Martini Rosato. Sì, noi siamo felici perché Martini Rosato è in onda anche in questo periodo con il nuovo spot, la Vie en Rose, e questo filo rosso ma anche rosa ci unisce moltissimo alla Riviera Romagnola e vorremmo essere presenti qua in questa notte rosa secondo le varie accezioni che il brand richiama, dalla storia, alla dolce vita, la vita dolce che anche Martini promuove, l'eleganza, la gioia di vivere. Quindi saremo presenti con attività diverse tutto il weekend per vivere in questo territorio e portare un tocco di rosa martiniano, diciamo così.